ieri appunto con Presidenza Puglisi avevamo cominciato un discorso che parlava dell'architettura che verrà tema dell'edizione di quest'anno, e lui ci ha lanciato questa provocazione, o anzi forse speranza, auspicio, che l'architettura che stiamo vedendo in questi giorni presentata dai giovani studi di architettura e anche da quelli, diciamo, diversamente giovani, sia l'architettura migliore che l'Italia sta producendo dal dopoguerra a oggi. Quindi una battuta su questo. Quindi diceva, forse per l'entrata in crisi di un certo tipo, un certo sistema di progettazione, forse per l'apertura, abbiamo anche un esponente mondiale o europea quantomeno degli studi italiani, che appunto sono italiani di formazione, poi magari si confrontano con realtà estera. Una battuta magari di piano su questo? Ma io non saprei, forse non mi allargherei a dare un giudizio così, perché non ho gli strumenti per darlo. Sicuramente quello che noi abbiamo fatto, quello che noi facciamo come fondazione, è cercare di dare spazio ad un modo altro di fare architettura. È quello che facciamo, come ho già detto, attraverso la bottega, quindi attraverso un modo di insegnamento diverso, dando spazio all'interno del premio a progetti, dei progetti vincitori della prima e della seconda edizione sono progetti molto diversi. Le menzioni a loro volta sono progetti ancora diversi per linguaggio, per approccio al contesto, quindi sicuramente si evidenzia una grande diversità, che è sempre un elemento di ricchezza. È un po' presto, secondo me, per, almeno dal mio punto di vista, per dare un giudizio definitivo. Certamente l'augurio è lui, cioè quello che si va dentro la direzione, sicuramente. Ci proviamo, insomma. Volete fare una battuta anche su questo tema così enorme da spaventare, ma in fondo si può dire anche quello che si vuole. Lorenzo è preparatissimo, posso dire che sì, stavo dando un sfidante piano, prego, sulla fiducia, no? Perché comunque il progetto che ha vinto è un progetto di piccola scala, è realizzato molto bene, e perciò mi è sembrato che l'azione ci abbia dato questo premio con l'augurio che noi riusciamo a proporre lo stesso tipo di sensibilità architettonica su una scala più grande. Mi leggo a questa cosa, una non critica, ma forse un appunto che è stato fatto ieri, era proprio quello di dire non è che alla fine diventeremo così abili, così sottili nell'affrontare dei temi magari piccoli, legati alla crisi, legati al momento storico, legati alle commesse che alla fine arrivano ai giovani studi, e ci dimenticheremo un po' anche del dovere di progettare un mondo migliore, ecco, di lanciare dei messaggi più ampi. Con la spavalderia, come diceva Renzo Spavalderia, no? Che deve essere tipica di un architetto, quindi sicuramente pensiamo di avere, speriamo di avere. Questi però sono esercizi che facciamo, nel senso che sono progetti quelli a grande scala che continuano ad appassionarci, quali incontri ci dedichiamo, ma che in realtà spesso rimangono appunto in un mondo dell'utopia che non ha nessuna incidenza sul reale. Quindi anche recenti... Neanche come influenza, perché in qualche modo all'università si studiano tantissimi progetti mai realizzati, dal suprematismo russo ad altri. Sì, però la realtà è che il nostro territorio di fatto continua a degradarsi, quindi probabilmente il tempo dell'utopia deve essere anche un po' abbandonato per dedicarsi a un realismo, una concretezza che forse con un tiro a più lunga diciamo gittata possa iniziare a incidere in modo più concreto su quelle cose. Nell'intervista di ieri diceva, mentre si fanno progetti a grande scala, poi il mondo intanto va avanti, ti accorgi che la città dietro è cambiata e tu non hai partecipato a questo. L'altro tema, essendo qua ospiti in questa terra meravigliosa, in questo parco archeologico stupendo, è il rapporto con la tradizione e la continuità dell'architettura contemporanea. È una domanda, forse anche questa, a cui non c'è una sola risposta, forse non serve neanche trovarla, ma un cubo nero davanti al Tempio di Hera di Selinunte, sicuramente speriamo che assodato non è una provocazione, si può dire che l'architettura contemporanea non cerca più così lo scandalo, ma che cos'è secondo voi, che cosa si può fare in un contesto come questo, cosa si dovrebbe poter fare, quali sono gli approcci? Il cubo nero non l'ho ancora visitato, okay. Ancora non è, beh, essendo un'installazione sicuramente, anzi sono quelle occasioni che generano anche
l'elemento fondamentale che è smontato, no? Perciò certo. L'archivio è pure fine. E poi è nero perché è fatto di pannelli fotovoltaici. Adesso non è che faccio ricoprire di pannelli fotovoltaici le cose, no, o di verde, queste hanno un senso o non hanno un senso, quindi al di là di questo, ieri nella discussione che si faceva con Luigi, lui insiste molto sul chiedere per cosa vorrete essere ricordati. No? Credo che il problema sia che ci vogliamo far ricordare quel troppo spesso. Questi luoghi hanno bisogno di architetture che sappiano infiltrarsi senza forse protagonismo, ma con la capacità anche di mettersi un po' in secondo piano e cercare di generare un'atmosfera coerente.